È venuto fuori ieri sera al Consiglio Comunale di Menfi lo scontro all'interno della maggioranza che serpeggiava da mesi e è accaduto nel corso del dibattito politico di cui l'opposizione ha preteso il prelievo dall'ordine del giorno prima che si esaminasse il bilancio di previsione poi approvato. I consiglieri del PD presenti, Andrea Pellegrino e Saverio Palminteri, hanno ribadito la posizione critica già resa pubblica recentemente, tornando a lamentare il presunto scarso coinvolgimento nelle scelte dell'amministrazione Lotà, così spiegando la presa di distanza anche dall'assessore Carmen Amico, esponente del PD. Una vicenda che dunque appare anche come una sorta di resa dei conti dei democratici. Il sindaco Lotà, dal canto suo, ha detto di non avere ancora colto le autentiche ragioni del dissidio col gruppo consiliare del PD. L'opposizione di centrodestra ha preso atto della situazione, evidenziando oggi preoccupazione. Grazie all'intervento di 8 consiglieri del gruppo di minoranza che hanno chiesto il dibattito politico, si è potuto fare chiarezza su quelli che erano gli equilibri, su quel malessere che serpeggiava negli ultimi giorni, su quella grande confusione che era venuta a creare, che era figlia delle beghe interne create all'interno della maggioranza Lotà. E ieri sera tutto ciò è esploso in maniera terrificante con la fuoriuscita dei 2 consiglieri del Partito Democratico dalla maggioranza e l'altra, il consigliere Lucido, non presente. Questo sancisce il fallimento di un progetto politico, perché il Partito Democratico era uno dei maggiori azionisti dell'amministrazione Lotà. Opposizione che ieri sera, quando si è trattato di approvare il bilancio, ha scelto di abbandonare l'aula, scelta decisiva, altrimenti il punto avrebbe rischiato di non passare, come riconosce Lillo Lanzarone, consigliere di maggioranza. Sì, abbiamo approvato il bilancio anche grazie alla minoranza che è uscita dall'aula e ci ha consentito di avere i numeri. Ricordiamo che il bilancio sì è dell'amministrazione, ma è un bilancio che ha riflessi economici importanti su tutta la città, perché se non passava il bilancio, oltre a questa legge barbara che scioglie il Consiglio Comunale, paralizzavamo l'economia di una città, perché ci sono stipendi da pagare, servizi da garantire, manutenzione da fare e quant'altro. Ma a Lanzarone abbiamo naturalmente chiesto anche di commentare lo scontro tra amministrazione e Partito Democratico. È normale, dico, nella dialettica, nella democrazia, che ci siano momenti di confronto, di scontro. Anche io in passato ho esternato malessere e anche altri consiglieri, però devo dire che il sindaco è da diversi mesi che è sulla retta via, che ci coinvolge nelle sue progettualità. Ribadisco quello che ho detto ieri: oggi stiamo attraversando una fase di grossa difficoltà, un po' come tutti gli enti comunali, e quindi non contano i numeri, non contano se siamo 9, se siamo 12, dobbiamo tutti lavorare in sinergia con l'amministrazione, abbiamo delle grosse sfide ancora da affrontare e dobbiamo lavorare nell'interesse della città.